Carissimi amici, la disposizione dei quattro ceri sulla cosiddetta corona di Avvento, fatta di rami sempreverdi, è divenuta simbolo dell'Avvento in tutte le parrocchie, ma anche nelle case dei cristiani. Essa è il segno dell'attesa del ritorno di Cristo. I rami verdi richiamano la speranza e la vita che non finisce, perché nel cuore dell'inverno si aspetta la primavera. Gli abeti rimangono del colore della vita e della speranza quando tutti gli alberi sono spogli. Il progressivo accendersi delle quattro candele dedicate a quattro figure tipiche dell'attesa messianica, i profeti, Betlemme, i pastori, gli angeli, domenica dopo domenica, fino alla solennità del Natale, sono memoria delle varie tappe della storia della salvezza. È simbolo di quella luce profetica che via via illuminava la notte dell'attesa, fino al sorgere del sole di giustizia, la nascita di Gesù Cristo. Se domenica scorsa abbiamo iniziato l'Avvento, questo tempo di grazia, con l'invito a vigilare, oggi ci vengono indicati i contenuti con cui dobbiamo riempire questa attesa. Nella prima lettura della Messa, il profeta Isaia esordisce dicendo, cito, «Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta». Mentre attraverso il brano del Vangelo, il credente, sull'esempio di Giovanni Battista, è sollecitato a farsi vicino al fratello e a esercitare il ministero della consolazione. Il Battista apre la strada, prepara la strada nel deserto, cioè indica tracce di speranza, pure là dove sembra impossibile, e non permette di arrendersi, soprattutto davanti alle situazioni negative. Ancora, come il Battista, anche il cristiano non deve confondersi né deve assoggettarsi alla mentalità del mondo, perché sa che il centro della sua vita è Gesù Cristo, che è luce per i suoi passi e per le sue decisioni. E per il cristiano il confronto non può che essere con la sola parola di Dio. Giovanni non dice «verrà un giorno» o «sta per venire tra poco» e sarebbe già una cosa grande, ma semplice e in maniera diretta e sicura lui dice «viene». Giorno per giorno, continuamente, ancora adesso, Dio viene. Anche se non lo vediamo e non ci accorgiamo di Lui, Dio è in cammino per venire verso ciascuno di noi. Il Natale che ci prepariamo a celebrare vuole essere l'incontro con colui che attraversa con noi il deserto della vita. Impariamo allora a non lamentarci della fatica del cammino, né a scoraggiarci o a intristirci. Amiamo piuttosto il tempo che ci è dato di vivere e valorizziamolo con cura. Così ogni nostra giornata diventerà tempo favorevole per riconoscere i vuoti da colmare, per spianare i colli dell'orgoglio e fare veramente spazio a colui che viene. Buona seconda domenica di Avvento a tutti voi.